La parola non ha né sapore né idea, ma due occhi invadenti, petali di orchidea. Se non ha no, non mi aspettavo neanche il secondo posto in realtà. Già quando sono arrivata nei tre finalisti è stata già una festa. Erminio è bravissimo, prima di tutto, a me ha emozionato fin dalla prima esecuzione che ha fatto, quindi mi è piaciuto tantissimo. A tanti che lo seguono nella sua zona, Roma e Napoli, ha tantissimi fans che lo seguono, quindi è giusto così, insomma. Io mi sento comunque vincitrice perché fin dall'inizio ho detto vincerà Erminio, quindi ok, dopo Erminio chi ci sarà? Ci sono io. È quello che si respirava, perlomeno nel 99% dei casi. Ci siamo divertiti, cioè dovevano tenerci come i bambini in gita nei camerini, si cantava, si scherzava. Ci siamo proprio divertiti anche perché, almeno per quanto mi riguarda, non avevamo niente da perdere e tutto da guadagnare. Io sono stata corista, corista in studio, corista per alcuni artisti, sono stata cantante di gruppi di vario genere, tra cui la sala da ballo, tra cui blues, tra cui canzoni in milanese. Poi sono stata, ho questo filone parallelo che mi ha accompagnato dagli anni 80 fino ad adesso, queste incisioni, questi dischi per questo mercato asiatico, messicano, centroamericano, in realtà dappertutto. Ho capito che sono arrivati un po' dappertutto con vari pseudonimi. Sì, loro poi sono loro che hanno collegato tutti i vari nomi a Elena Ferretti e hanno fatto il canale, tant'è vero che è Marco che un giorno mi ha detto: "Mamma, guarda che c'è, sei su Wikipedia, mamma, guarda che c'è un canale tutto dedicato a te." E per cui quella cosa lì io non me l'aspettavo. Sì, sapevo che lì in Giappone noi cantanti di questo genere eravamo famosi come voce, perché lavoravo con Clara Moroni. Clara Moroni è la corista storica di Vasco Rossi. È andata a fare una tournée delle serate in Giappone. Quando è tornata erano gli anni 90, quando qui c'era Corona che in discoteca la ballavano e la cantavano tutti, e lei mi ha detto: "Guarda che là i nostri pezzi sono come il pezzo di Corona qua, fai un po' te la notorietà che abbiamo in quel mercato." No. Me l'avevano proposto, ma allora avevamo l'orchestra, io e mio marito, nostra proprio, gestivamo noi e diventava troppo problematico organizzare tutto quanto, lasciare delle persone qua senza lavoro, cioè ferme per andare a fare magari due o tre serate. Ho rinunciato, adesso ci andrei di corsa. Io ho sempre cantato, mi sono fermata il 23 febbraio del 2020, come tutti i lavoratori dello spettacolo. Ma fino al 23 febbraio, poche o tante serate, io ho continuato, ho cercato sempre di vivere di musica. Poi ho dovuto adattarmi al fatto che purtroppo anche il mercato della musica dal vivo si è un po' deteriorato e quindi appena riaprono i locali, riparto, non si può star senza cantare. Certo, anche perché ai nostri tempi, quando eravamo ragazzi, noi
non c'erano questi talent. Io l'ultimo talent che ho rifiutato è stato lo Zecchino d'Oro, che i miei genitori hanno tentato in tutti i modi di mandarmi a fare il provino e io non sono voluta salire sul palco. Quando la redazione ha risposto alla mia chiamata e mi ha detto ok, se vuoi partecipare comincia a mandarci delle... ho detto di corsa partecipo, questa non me la faccio scappare. È stato il mio Zecchino d'Oro dei 60 anni. Spero che venga fuori qualcosa, cioè che non finisca tutto qui o perlomeno di riuscire a sfruttare, tra virgolette, la situazione, insomma, poter fare davvero qualcosa di più. Ne ho tutta la voglia, non mi sento della terza età. Io continuo in questi, anche durante le interviste che ci hanno fatto, ho sempre detto non è iniziata la terza età ai 60 anni, ma è iniziata la terza vita. Secondo me è stato più dalle scelte, col senno di poi ovviamente uno guarda indietro, magari farebbe delle cose diverse. Io ho scelto di vivere di musica ma senza stravolgere la mia famiglia. Nel momento in cui potevo fare le serate, tornare a casa durante la settimana, essere a casa, portare i figli a scuola, in piscina o dove dovevano andare, e anche per carattere mio, perché non ero una che sgomitava per arrivare al successo, a me bastava veramente vivere con la musica. Saluto tutti i lettori di Fanpage, grazie per il sostegno che mi avete dato, l'affetto che mi avete dato, spero di vedervi presto e che voi mi vediate presto e riascoltiate presto.